Eccola lì, Sailor Moon. Sì, ce l'ho in pugno. Pensava di farla franca nascondendosi in un posto del genere. La giustizia non si lascia fregare. La ragazza magica Mellor vede tutto. Eh? E tu chi sei? Onii-chan? Ehi, aspettate un attimo. Avete un aspetto abbastanza losco. Per caso siete dei criminali? Ma no, quello... Beh, indovinate un po'. State per fare i conti con i vostri errori. Eh? Cosa? Ma non sono losco. Nessuno può disturbare la mia pace interiore mentre sono di guardia. Il nome della luce guida e della mia runa è il nome dell'amore e della giustizia. La ragazza magica Mellor sta venendo a prendervi. Oddio, devo combattere lei? Oh no, ma tu devi essere... Nessuna pietà. Missile magico super adorabile. Oddio. No, niente, fail. Ops, scusatemi. Pensavo davvero che voi foste dei cattivi. Ecco cosa ottengo per giudicare i libri della loro copertina. Non farò più questo errore. Ma sembro davvero così losco? Wow. Allora perché siete qui? Oh, beh, ci eravamo incontrati a Eltiswise. Avevi nominato il criminale della gola rossa e ho subito pensato, ma che postaccio? Sai, era la fortezza di alcuni banditi ed è anche pieno di creature pericolose. Credimi, conosco bene quel posto e non è adatto ai bambini. Quindi sei venuto qui, fin qui per fermarmi senza nemmeno sapere come mi chiamo? In realtà me l'hai detto come ti chiami, tipo 7 volte. Ok, questo spiega tutto. Devi essere una brava persona. Parlami un po' di questo gruppo di cui fai parte. La guardia? È tipo una super squadra giustiziera? Sì, dai, mettiamola così. Dunque, in altre parole... Vuoi che facciamo squadra per sconfiggere il male? La ragazza magica Mellor incontra la super squadra di Nowa. Forte, mi piace. Cosa? No, sono qua solo per farti cambiare idea. E cosa intendi con il male? In quel valico si nasconde un mostro terribile, diverso da tutti gli altri. E sta preparando una magia molto pericolosa. Se non lo fermiamo, accadrà qualcosa di orribile a tutti noi. E volevi affrontarlo da sola? Ehi, che ragazza magica sarei se non fossi pronta a qualche sconfitta? L'importante è sapersi rialzare. Va bene, hai vinto tu. Ti aiuteremo a sconfiggere quel mostro. Sì, combatteremo insieme in nome dell'amore e della giustizia. Diamo il via allo spettacolo. Eccoci. Pronti. Quindi adesso lei è nel party con noi, però ancora effettivamente non è reclutata. Quindi non è un personaggio, diciamo, ufficiale del party. Ok, sì, ovviamente boss fight in arrivo, proprio perché... proprio per trama. Perché lei comunque fa parte della trama. In queste sezioni la telecamera non si può ruotare. Perché è fatto appositamente tipo esplorazione 2D. Però abbiamo comunque la mappa del po'. Madonna, è la mappa! Tutta piena di biforcazioni. Bellissima. Quindi ci sarà un sacco di roba da prendere qua. Questi sono i materiali che si possono raccogliere. Che sicuramente verranno utilizzati per il crafting. Perché immagino che comunque ci sia un crafting. Okay. Però questo è il mio primo party da 6 con tutti i personaggi praticamente reclutati. Perché sono sicuro che comunque qui... tunica spessa. Sono sicuro che qui Mellor si unirà subito dopo al party. Quindi non c'è problema. Tunica spessa e robusta. Questa effettivamente la posso dare a lei. Che lei è comunque magica. Aspetta, oddio. Ah no, ok, questo è l'anello di Topazzi che aumenta la difesa fisica. Effettivamente difesa fisica lei è un po' bassina. Vabbè, glielo diamo sempre a lei per il momento. Se poi ovviamente troverò un anello che aumenta l'attacco magico, giustamente glielo do. Tra l'altro non posso cambiare gli equipaggiamenti a Mellor perché giustamente non è un mio personaggio, quindi non c'è niente qua dietro. Sotto c'è un forte. Per il momento io gli incontri non li skipperò perché mi serve exp.
Goccia magica. Aspetta, goccia magica è... Ah no, ok, è tipo ripristino MP. Pensavo fosse tipo la pietra, quella che ti aumentava la stats magica in modo permanente. Però ovviamente mi sembrava strano che all'inizio del gioco ti diano già un oggetto del genere. Da un lato sono curioso di sapere se magari ci sono delle zone nascoste particolari, perché vabbè, tipo Francesca ovviamente, vabbè, non è un nome particolare Francesca, però ecco, vedi, qui c'è un'altra insenatura che adesso andiamo, qua non c'è nulla. Sì, anche secondo me la maggior... Bello a tricorno. Ecco, questo è buono perché l'avevo comprato. Ah, ok, ce l'ho nell'altro... No. Oddio. Eccolo. 46, 52, 52... Ok, facciamo così. Perché Yusuke alla fine è abbastanza buono come difesa di base. Francesca, poverina, è giustamente un po' più debole, ma ci sta. Altre 5 pietre. Cioè, per esempio, vi faccio notare la cosa, no? Cioè, tipo ora vedete il personaggio, no? Che praticamente si girano e ha... E ha per l'appunto lo sprite in 2D che ve lo fa vedere in questo modo. Diciamo che molti hanno criticato il fatto che quando si corre in questo momento, tipo in questo caso, ecco, vedete, abbiamo anche l'animazione praticamente nell'angolo in basso a destra, quando corre in basso a destra. L'unica cosa che cambia invece, ora qui si muove così, mentre invece nelle città si muove praticamente così di spalle, però non ha questa angolazione così, cioè non corre così, corre semplicemente dritto spostandosi lateralmente. E quindi alcuni si sono attaccati a questo, diciamo, a questo difetto, tra virgolette, della non cura del personaggio perché fa questa cosa. Però secondo me mi sembra una critica un po' troppo pesante. Però vabbè, rip. Sì, sì, un po' esagerati. Ancora nessun segno del mostro. Sei sicura che questo super mostro magico esista davvero? Ma certo, le informazioni arrivano direttamente da un mio vecchio compagno d'armi. Ecco, che sicuramente recluteremo in futuro. Aspetta, dunque è stata una tua idea venire fin qui? Nessuno te l'ha ordinato? Beh, tecnicamente no. Però è un dovere di ogni ragazza magica quello di sconfiggere i ragazzacci in nome dell'amore e della giustizia prima che diventino una minaccia. Mi sembra un atteggiamento un po' presuntuoso. Quindi? Può sembrare un lavoro ingrato, ma qualcuno deve farlo. E poi, ehi, proprio tu parli di presunzione? Nessuno ti ha chiesto di seguirmi fin qui, signora apprensione. Però lo hai fatto, giusto? Ecco perché mi sei sembrato subito un bravo ragazzo. In realtà mi hai dato dell'osco e... Ora muoviamoci, Nova. L'amore e la giustizia non si faranno strada da soli. Tra l'altro è bello che lei tipo lo chiami Oni-chan. Nel doppiaggio originale lo chiama Oni-chan. Mi sembra di parlare con Lin. Che sarebbe sua sorella. Perché l'ha detto, dice no, mia sorella Lin... Che chissà se la recluteremo infatti sua sorella. Sono anche curioso di questo, perché lui ha detto che proviene da un villaggio. Ecco, 5 pietre. Qui non c'è un Kaiser. Comunque, allora, devo dire che ho visto diverse recensioni del gioco, perché ero curioso. È una delle poche volte in cui abbia guardato delle recensioni del gioco. Ovviamente non italiane, perché le recensioni italiane per me... Lo so, è un po' ipocrita da dire una cosa del genere, perché anche io mi occupo, tra virgolette, di fare le recensioni quando capita, anche perché comunque in Italia non so effettivamente quanti se lo cagheranno questo titolo, purtroppo, perché molti magari lo giocheranno, lo proveranno, faranno una roba, eccetera, eccetera, ma
Non so chi effettivamente approfondirà il titolo. Oh, hai tenuto Runa della Magia. Non so quanti approfondiranno il discorso di questo titolo, che secondo me potrebbe valerne la pena, specialmente in futuro, poterne parlare in modo un po' più... anche un po' più dettagliato, perché no? Quindi sono abbastanza sfiduciato in questo senso. Però, ripeto, mai dire mai, eh? Magari scopro che poi in Italia comunque ne si parla in modo anche positivo, ma non perché bisogna parlarne in modo positivo, ma semplicemente perché secondo me è un titolo che va a richiamare un sentimento passato, ci sta. Cioè, noi italiani sotto i commenti siamo i primi che ci lamentiamo del fatto di non avere giochi come vecchi tempi, e poi quando fanno un gioco come vecchi tempi si critica il fatto che sia vecchio e non sia moderno. Quindi, cioè, capite a che livelli siamo. Per questo io non mi fido più di tanto delle recensioni italiane, o comunque sia non cerco le recensioni italiane, perché siamo i primi a dire: ah, ma erano belli i giochi di una volta, e poi quando ti fanno un gioco con i caratteri di una volta dici: vabbè, ma non è moderno, nel 2024 una cosa del genere non si può guardare. E allora che cazzo dici? Cioè, mettiti d'accordo, cioè fai pace col cervello prima di dire una cosa del genere. Però, ripeto, è un pensiero mio questo, È un pensiero mio questo. Quindi non mi va di infierire in un modo o nell'altro. Ed è per questo che mi sono andato a guardare comunque delle recensioni passate. Ecco, qua ci sarà la boss fight. Per questo mi sono andato a guardare delle recensioni estere. E devo dire che tutti ne hanno parlato anche abbastanza bene del gioco, eh? Solo, ovviamente, qualcuno ha fatto qualche critica un po' così, secondo me un po' giusto perché doveva criticare qualcosa, ma... tutto sommato sono contento che le valutazioni siano più positive che negative. Eh? Oh, percepisco una magia fortissima. Ecco, così, di una sorta di goblin. Pensi che sia il nostro bersaglio? Oh, ma certo che è il nostro bersaglio. Minchia. Incazzato. Si inizia Nova. Ricordi come si fa? Ricordi come si fa? Non preoccuparti, imparo in fretta. Ah, ma cosa, hanno un attacco combinato loro ora? Qualsiasi mostro mette a repentaglio la pace va abbattuto. In nome della luce, guida della mia runa, e con il potere dell'amore e della giustizia, la ragazza magica Mellor sta venendo a prenderti. Il male non può vincere contro le forze del bene. In nome della luce, guida della mia runa, Nova, il guerriero della guardia, sta venendo a prenderti. Ma che, sei imparato il copione? Come sono andato? Sei andato alla grande. Ecco, vedete, anche questi siparietti. Questi sono siparietti comunque molto giapponesi. E c'è gente che li critica. Cioè, anche su Final Fantasy VII Rebirth ci sono state delle critiche su alcuni siparietti fatti nelle scene del gioco. Ed è la stessa cosa. Cioè, stiamo parlando comunque di un titolo prettamente a stampo orientale. E per quanto riguarda i titoli in stile o comunque in stampo orientale, avere queste scenette o comunque avere questi dialoghi è la prassi, è la norma. Perché è come se fosse quasi un anime, mettiamola da quel punto di vista. E invece molti criticano questa roba perché pensano che il gioco debba essere bianco o nero. Cioè, le sfumature in alcuni casi non esistono. Solo quando conviene esistono le sfumature. Ed è qui che tiro fuori la mia arma segreta. Grimorio magico super carino. Eccala. Ecco, quindi qua ci sarà una gimmick fight. Quindi qua ci saranno le interazioni da fare con... ecco, vedi, con il libro. A cosa servono quei due libri? Sono dei grimori. Nova. E aiutano le ragazze magiche come me a portare la giustizia in ogni dove. Ok, ma perché ce ne sono due?
Scegli quello più vicino al mostro e sarà fatta. Ecco. Non credo sia così semplice, no? Non credo sia così semplice, no? Oh, andiamo, Noah. Abbi fiducia in te, la giustizia ti assisterà. Ecco, vedi, quindi... Ok, eh? Dove ora? Fidati dell'istinto. Scegli un libro e speriamo che la giustizia sia dalla nostra. Ecco, vedete? Una peculiarità di questo gioco, come abbiamo visto già la volta scorsa, è quella di poter interagire con gli espedienti, ovvero con le gimmick fight. Quindi ci saranno alcuni combattimenti dove potremo interagire con l'ambiente circostante. Ora, in questo caso, vedete, i personaggi posti alla destra e alla sinistra, perché ovviamente i grimori sono alla destra e alla sinistra, praticamente possiamo scegliere se utilizzare l'attacco o se utilizzare il grimorio. Ora io con lei faccio schivata, con lui faccio difesa e con lui invece vado al grimorio. Ah, posso decidere anche se andare... Ah, pensavo di poterlo fare solo con quelli a destra e quelli a sinistra. Ah, ok, allora con questo faccio a sinistra. E con questo facciamo scudo. Con te facciamo difesa. E con te facciamo scudo. E invece è spuntata a destra. E niente. Il bonk. Minchia, leva un bel po'. Tanto speed down. Allora, andiamo a sinistra. Vediamo se fa un colpo a sinistra, un colpo a destra, magari. Lui facciamo attacco. Lui facciamo attacco. Lei invece dobbiamo curare necessariamente a lui che ha poca vita. Anche Mellor è messa maluccio, eh? Va bene, con lei utilizziamo oggetto, erba curativa. E la curiamo. E vaffanculo. Ma non c'è un modo per capire dove spunta. Vabbè, lo posso attaccare lo stesso, quindi almeno questo, però... Niente, devo attaccare sempre nella stessa direzione, così per la legge dei grandi numeri prima o poi lo colpisco. Allora, tu invece fai... così... Tu invece fendente doppio, colpo per fuori armatura. Ecco qua, aumentiamo la difesa magica. E tu invece spediente qui a sinistra. Oh, godo. Madonna mia, 150 gli ho tolto. E l'ha stordito, quindi non mi può attaccare. Bello, godo. Ok. Tu fai lenti runiche, colpo per fora, tu attacco, pendente dinamico, tu espediente, dove andiamo, a sinistra o a destra? Destra, vaffanculo.
Critico. Ok. Dai, stavolta devo andare per forza a destra. Minchia, uno di vita ed è rimasto. Allora, noi attacchiamo così. Tu ancora non puoi fare nulla. Tu invece puoi attaccare così. Tu invece cura a lei. Devi andare per forza a destra ora. Ma vaffanculo. Madonna, non l'ho beccato una volta. Cioè, una sola volta l'ho beccato. Mi predicta in una maniera pazzesca. Io ora vado a destra di nuovo. Devi arrivare a destra prima o poi. Meno male che l'ho curata. Ok, cos'è, seconda fase? Oh oh. Sono 2 SP, porca troia. Va bene. E allora facciamo attacco. Tu fai attacco. Tu fai colpo per fuori armatura. E io riproverei a destra. Dio. Devo osservare meglio la mappa. Non c'è un dettaglio che mi dia la possibilità di capire se lui esce a sinistra o a destra. Purtroppo non c'è sta cosa. Allora, tu cura Gar e tu fai espediente. Tipo come magari, non lo so, una specie di vibrazione o qualcosa nella terra. Non c'è. Purtroppo è così, è 50 e 50. Devi affidarti... E io vado qua a destra. Sì. Si gode. Certo, anche perché ogni colpo di Grimorio fa 150, quindi non è poco. Sembra l'attacco combinato di Ryu e Nanami. Ecco qua. Ora dobbiamo... Allora... Combo eroi non la possiamo fare perché ne servono due. Tu.
Allora, tu fai attacco, tu fai lenti runiche, tu fai lenti runiche. Tu hai finito gli MP praticamente. Quindi utilizza l'oggetto su di lei. Tu attacco, ecco, e tu ora dove vai? A sinistra o a destra? Sinistra. Ma vaffanculo. Aia. K.O. Devo resuscitarla, se no non prende esperienza dopo. Ok, lui ha HP gialli, quindi... Allora, tu fai attacco, tu fai attacco, tu fai medicina del risveglio su di lei, combo di eroi. Ah, me la dà lo stesso anche se è KO, va bene. Attacco espediente, dove te ne vai, a sinistra o a destra? Lascia che la giustizia ti guidi dai nemici. Eh sì, però... Destra. Madonna mia. Cioè, è veramente allucinante. Ah, si ricambiano automaticamente di posizione. Bella sta cosa. Perché solitamente sto cambio automatico non c'era. Invece qui c'è. Molto bella sta cosa. Allora, qui facciamo la combo. Tu attacco. Tu fai di qua. Tu continua a curare Yusuke, che è quello che sta messo peggio. Anche tu non stai messa bene. E niente, ora di nuovo, sinistra o destra? Destra. Madonna mia! Ma che mind game mi fa? È allucinante! È bello che lui vola! Oh! Aia! Ora se io faccio sinistra, lui va a destra. Ok, lui ha gli HP rossi, quindi... Allora, qui facciamo la combo. Io ora dobbiamo curare più gente possibile perché siamo messi male. Allora, tu curi lei. Tu curi Mellor e tu curi te stessa. E tu invece fai l'espediente a destra. Oh, alleluia. Minchia, prima o poi. Ok, morto mi sa. Perfetto, battuto. Certo, se avessi azzeccato tutti i colpi di Grimorio sarebbe durata niente praticamente sta boss fight. Invece giustamente è stata più difficile per questo motivo. Però vedete che bella la gimmick, anche del fatto che ci siano tipo questi espedienti che tu devi interagire con l'ambiente. Cioè, ste robe sembrano facili da pensare, ma in realtà ci vuole comunque qualcuno che ti dia quest'idea. Perché non è una cosa così scontata. Magari uno la vede e dici, minchia, è una cosa fattibile, però non è una cosa scontata. Ce l'abbiamo fatta. Amore e giustizia. Dunque, abbiamo finito qui? Sì. Grimori schierati, mostri schiacciati. Ora la gente non dovrà più preoccuparsi di una possibile esplosione di magia oscura mortale. Arigato!
Sei stato bravissimo, Noah. Grazie. Felice di essere stato d'aiuto. Idea. Dunque, ecco qual è la mia idea. Verrò con te. Perché non rimaniamo in squadra insieme? Con l'unica differenza che sarò io ad aiutare te? Mi sembra giusto così. Davvero? Sì, sempre se la tua super squadra alla guardia ha ancora un posto libero per me. Una ragazza magica può sempre tornarti utile. Beh, se ne sei proprio sicura. Ma certo, quando la giustizia chiama, io ci sono. Eccola qua, e ora l'abbiamo reclutata ufficialmente. Ragazza magica, Mellor. Perfetto, quindi anche lei è reclutata. Allora posso chiederti una cosa? Certo, cosa? Nani? Cos'è esattamente una ragazza magica? E cosa di diverso rispetto a un mago? Oh cielo, ma dici sul serio? Sono due cose totalmente diverse. Una ragazza magica è metà amore e metà giustizia, mentre... Aspetta, vuoi prendere appunti? Vuoi prendere appunti? Ah, minchia, siamo ritornati già fuori. Ah, è il momento per Mellor di... Ok, quindi qui possiamo salvare. E possiamo uscire.